3 anni insieme, le nozze tra Nuova Sogno Calcio e Rigamonti, azienda leader nella produzione di Bresaola della Valtellina, sono state celebrate nell'Ottocentesco, Grand Hotel della Posta, nel cuore della città. Lo sponsor è veramente di rilievo, anche perché, ripeto, il fatto di avere lo sponsor del Brescia Calcio, oltre ad essere uno sponsor importante, soprattutto per la nostra Valtellina, perché portiamo in giro comunque un marchio che è la Bresaola, che in tutto il mondo, sulle nostre maglie, è un orgoglio veramente, veramente grande. Dunque è una responsabilità grande, comunque, che ci spingerà sempre a fare meglio. Avere uno sponsor così per 3 anni per noi è una grossa sicurezza, non nego anche a livello economico, perché comunque si ha bisogno comunque di sponsor di questo genere per poter crescere. Il ringraziamento va veramente all'amico Claudio Palladi, che ha creduto in questa avventura. Anche perché oggi era presente il signor Rigamonti. Beh, il signor Emilio per me è una persona, io ce l'ho nel cuore, perché comunque mi vuole, mi ha sempre voluto bene, e quando ho iniziato questa avventura è stato uno dei primi a chiamarmi, mi ha detto ma il coraggio, che coraggio ho avuto a fare questa cosa. Ho pensato che comunque Sondrio doveva avere una squadra, soprattutto a ridosso delle Olimpiadi, in un campionato importante, e quando lui mi ha chiamato e mi ha fatto questo augurio mi si è aperto il cuore. Non potevo non essere a fianco di Michele Rigamonti in questa avventura, non potevamo non essere vicino al territorio anche in questa occasione. Il vostro rapporto con lo sport è sempre più stretto, abbiamo visto Wine Trail, il calcio. La Bresaola è sicuramente un prodotto ideale per gli sportivi, quindi è un legame assolutamente naturale. Territorio questo che è atteso una sfida davvero irripetibile, importantissima, le Olimpiadi. Noi come Rigamonti facciamo parte del consorzio di tutela Bresaola della Valtellina, che insieme ad altri consorzi fa parte del distretto agroalimentare di qualità. Insieme, in relazione con i politici di territorio, con chi si sta occupando all'interno di fondazione del tema olimpico, stiamo vedendo come garantire una presenza dei prodotti della Valtellina e conseguentemente della Valtellina nel miglior modo nell'occasione olimpica. Io ammiro Michele perché veramente sta dando un contributo e sta dando a Sondrio una cosa che credo che merita veramente di essere appagato in questa cosa, perché sta dando veramente parte dalla sua attività, dalla sua vita,